Ragazzi, oggi qui dinanzi al comune a Pescara per chiedere risposte urgenti per il cambiamento climatico. Assolutamente, più che chiedere in realtà pretendere, perché abbiamo solo 11 anni per invertire la rotta e tenerci sotto la soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale, altrimenti catastrofi e un futuro che non ci aspetta e non vogliamo. Questa manifestazione è una manifestazione che vede tanti studenti, anche in altre città d'Abruzzo e d'Italia oggi si manifesta. Siete realmente preoccupati per quello che sta accadendo al clima? Non solo in Italia, ma in tutto il mondo, in 100 paesi, in migliaia di città. Siamo assolutamente preoccupati, perché si tratta delle nostre vite, di qualcosa di assolutamente concreto, che ne dica qualche ministro, e di un'azione che dobbiamo intraprendere adesso e che deve essere di pari passo sia della società che della politica. Tra l'altro, problema questo che riguarda soprattutto voi giovani in chiave futura, clima che sta cambiando e condizioni di vita che potrebbero essere influenzate da questo cambiamento climatico. Sì, l'ultimo rapporto di Confcommercio dice che entro il 2100 anche Pescara sarà sommersa dall'innalzamento dei mari dovuto al riscaldamento globale, ma al di là di queste stime che sembrano sempre troppo lontane, quando non nello spazio, nel tempo, ci sono problemi contingenti su cui vorremmo che fosse la città, fossero le persone a esprimersi.